ci sono un sacco di piccole stanze, molto piccole, quindi non penso che mi cercheranno di sbudellare. Perché c'era in una stanzetta così l'omino Michelin? Nelle puntate precedenti, dopo un orribile incubo ambientato in una distorta versione di Luna Park, la nostra protagonista, Heather, si risveglia in un centro commerciale, dove, seguita da un misterioso detective che le farà delle domande di un misterioso parto avvenuto anni prima, l'incubo prende vita. Dopo aver superato la porta e mettendo un codice ritrovato sui dettami di Shakespeare, la ragazza incontra una donna, Claudia, la portatrice di un culto demonico, che ha come messia la ragazza stessa. Heather allora entra ancora più a fondo in questa versione demonica del mondo che pensava di conoscere. Armata di una pistola, uno strano amuleto donatogli dal padre, le proprie chiavi di casa, Heather entra nelle profondità del centro commerciale, dove, allo stremo delle forze, lotta e sconfigge un'orribile creatura. Dopo aver incontrato il detective, che gli rivela di conoscere Claudia, la ragazza entra nella metropolitana, diretta verso il binario, fermata a Bergen Street, dove ella abita. Ma il treno non arriverà nella fermata prestabilita, portandola direttamente nelle fogne, dalle quali, dopo aver fulminato un mostro con l'uso di un phone trovato tra i rifiuti, uscirà molto dopo. L'uscita porterà in superficie, con precisione, ad un edificio nel quale vengono prodotti manichini, ma non del tipo che conosciamo. Benvenuti in Silent Hill 3. Salve a tutti i pellegrini e benvenuti in questa nuova puntata di Silent Hill 3. Io, come al solito, sono il vostro Deo XIII e ci troviamo alle 3 del mattino. Sì, sto registrando ad un orario incredibile perché per adesso non trovo assolutamente tempo di giocare a Silent Hill. E io che già mi caco anche se ci gioco a mezzogiorno, infatti sembro un cadavere. Vabbè, siamo in tema. Comunque, eravamo arrivati a F5 salvo random perché ci sta sempre. Andiamo a vedere un secondo la mappa per cercare di capire dove siamo. E allora, noi siamo Gallery of Final Hearts. E il nostro scopo era quello di morire. No, a parte lo scherzo. Allora, eravamo andati e avevamo visto tutta la zona del terzo piano. E dove eravamo? No. Siamo nelle scale, in questa zona delle scale, e siamo precisamente a livello del quinto piano. Ora, avevamo trovato una corda, ma il cassetto era troppo duro da tirare. E quindi ci servirebbe dell'olio. Che cos'è quello? Vediamo se si può entrare di qua e eventualmente dove si va però da questa parte. È la stessa planimetria, in poche parole, del piano di sotto. La stessa cosa il sesto piano. La stessa cosa i piani sotto. Enorme, ci sono i manichini che mi fanno le chiappe quadrate. Usciamo. Ah, sembra tranquillo. Sembra tranquillo, ma è troppo. Aspetta! Aspetta! Ah, che? Ah, il silenziatore, no, grazie. È acceso. È acceso e sto coso qua mi indica se ci sono mostri. Facendo rumore di statico. Qui ci sono prodotti per pulizie, non mi servono a molto. Effettivamente. Ok. Allora. Qui che c'è invece di bello? Cape MN Auto Parts. Cape MN. Poi delle immagini molto inquietanti che sembrano visi, ma che magari non sono, non lo so. Questo è l'elevator, ma premo il tasto, ma l'ascensore non arriva. Sarà rotto o cosa? Improvo a indovinare, se non funziona è rotto, quindi. Oppure c'è Satana che ci balla lì dentro. Che c'è là? Però meglio che. Galleria d'arte. Ah, ok. Quindi qui davanti cosa c'è? C'è una stanzetta. Da lì si può andare a sinistra. Non so perché non ho paura. La serratura è rotta. Ah, benissimo. Il mio istinto non funziona. Cap and Hand Auto Parts. Auto Parts. Che cosa dovrebbe. Ricambi. Ah, ricambi auto. Ma io voglio entrare. Lo sapevo. Rotto. No, no. No, 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 rotto. Gira, 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 gira. Gira. Aperto, entra, entra, entra. Dove sono? Ah, sono tornato indietro. E allora?
Mi sono saltato un casino di porte. Mi si stava sfondando anche la sedia. Niente, torniamo indietro e cerchiamo di capire. Almeno andiamo per zone. Era qui, forse. Sì, quindi devo vedere sinistra. Sinistra. No, rotta, 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 gira. No, rotta, rotta, porca. Toit! Corri, demente. Dai, che la porta è lì. Perché c'era in una stanzetta così l'omino Michelin? Perché? Perché? Poi non so nemmeno se ci fosse qualcosa di importante. Poi mi sono saltato una porta, poi mi devo rifare il giro. Allora, ritorniamoci. Ritorniamoci. Non so perché qualcosa deve esserci. Bastardo! Ok, con calma. Fiaschetta salutare, là, della vita. Quindi, qui che c'è? C'è un telefono. Chiama il pronto soccorso, la SWAT, la Digos, qualcosa. No, eh? Qui sono affissi dei promemoria e dei ritagli di giornale, ma sono alquanto inutili. Benissimo. Qui invece che c'è? Niente interessante in questo poster. Niente interessante. Che poi ricambi d'auto. Ma io pensavo fosse una roba. Cioè degli uffici. Un crick. O un crick. Si scrive così, crick? Non lo so. Olio, carta stagnola e simili. Non mi servono a niente. Come? Ci volevo uccidere dei Kraken. Sì, l'ho capito. Niente, zero, non c'è un pube. Niente interessante in questo poster, a meno che ti interessano gli autoricambi. Il telefono non funziona. Quale sarà il problema? Perché ogni giorno una gazzella si sveglia e non sa appunto se dovrà correre prima di essere mangiata. No, do risposte a caso per le sue domande del cazzo, più che altro. Quindi. Lo scaffale è vuoto. Lo scaffale è vuoto. Su questi scaffali ci sono delle carte e basta. Niente di utile. Niente di utile. Come te praticamente. Autocar parts, ricambi AutoKM. Un poster di questa azienda. Ma va, pensavo fosse un frullatore. Quindi. Niente, non c'è nulla. A meno che proviamo a girare da questo lato. Solo un mucchio di carte dall'aspetto serio. Dall'aspetto serio. Sulla scrivania, perché lei è abituata a vedere gli orsetti che danzano sulle sue carte. Non ho bisogno di portarle con me. Qui invece c'è roba interessante. Ah, solo il crick praticamente. Vi dicevo che comunque c'era qualcosa di rilevante. Il crick probabilmente mi servirà per aprire quello scaffale lì. Qua che c'è un codice. Che non so cosa mi serva però. Adesso, intanto però devo capire, devo vedere appunto se sono messo eccessivamente. Ma no, no, niente, sono marrone circa. Quindi, vediamoci il nostro fantastico, la nostra fantastica mappa. Quindi, posso tirare dritto e uscire da là. Anche se ho paura di trovare roba fuori. Non in questo corridoio, ma in quello dopo, non so perché. Ok. Minchia, diretto, diretto. Allora, andiamo ai bagni. Magari ai bagni troviamo cose interessanti. No, niente. Vediamo da questo lato. La serratura è rotta. Mi aspettavo di trovarci qualcosa di interessante. Allora, l'elevator lì non funziona. E quindi, in poche parole, mi sono esplorato. No, non ho esplorato tutto. Oltre all'elevator. Io stavo tornando indietro perché sono molto intelligente. Ho una concezione spazio-temporale incredibile. E lì ci sono aspirapolveri. Qua c'è l'altro. Ah, sarà rotto qua. Ah, sì, sempre le domande abbastanza intelligenti. Questa era l'uscita per le scale. Se non sbaglio. Sì. Quella era l'uscita per la zona delle scale.
Chi te l'ha chiesto? Quindi devo andare. Allora, a destra. Così. Corri però. E dobbiamo provare ad andare da questo lato, ma questo lato non mi piace, perché di qui ho altre piccole zone da vedere. Salva, salva subito. Ok. È un recipiente di ceramica, non è proprio il mio stile. È troppo grande da usare come vaso. Significa che è troppo grande da usare come vaso? Vabbè. Per fiori grandi. Finalmente un quadro tranquillo e rilassante. Montagna, bello e semplice. Gli piace la roba semplice. Le lunghe passeggiate nella spiaggia. Qui c'è scritto un prezzo, vediamo. 5.000! Che razza di mondo? Ai miei tempi non li vendevano a 5.000 cosa poi. Qua sicuramente mi compare roba. Sembra che qui prima ci fosse un quadro, è rimasta solo la didascalia. Il fuoco purifica tutto. Fiamma, eh? Beh, non so che genere di quadro c'era prima qui. Ci fosse prima qui. Ma il fuoco non mi è mai piaciuto, mi fa un po' paura. Ecco, riscopriamo. Questo che cos'è? Il suo titolo è Repressore di Memorie. Che razza di titolo è questo? Questo quadro proprio non lo capisco. E non è l'unica cosa. Che bello, guarda. È una ragazza molto alla mano, lei, quindi. C'è un registro degli ospiti sulla scrivania dell'ingresso. Questo posso ignorarlo per adesso. Per adesso, quindi, magari ci sono cose interessanti. In un prossimo futuro. Allora, quindi, dopo aver visto i gusti artistici di Eder e le paure recondite, allora, quella è l'uscita che porta dove? Non lo so. Comunque, artifini l'abbiamo. Quindi, allora, ci sono queste qua. Questa è una stanza. Mi è rotta, vabbè, ma un po' me l'aspettavo. Qui che c'è? Reception room. Proviamo ad entrare. La serratura è rotta, vabbè. Qui. Bella l'inquadratura così. E il poster per una futura esposizione. Non molto interessante. Che cos'è? Una katana! È una katana, ma non me ne serve un altro. Uno basta e avanza, è katana, è femminile. Troppa roba mi rallenterebbe e basta. Dillo a Dark Souls. Sì, l'ho capito. In Dark Souls, scusate che sbaglio le preposizioni, ma è tardi. Qui c'è un mucchio di quadri. Non mi intendo molto di arte, ma non credo che questi mi saranno d'aiuto. Certo. Parla l'opera d'arte nobile. Qui invece. Ah, ho sbagliato. Ma quindi io posso utilizzare una katana volendo? Veramente? Armi. A meno che sia un oggetto e basta. Allora, questo è un katana corto, circa mezzo metro. Abbastanza potente e facile da maneggiare. E basta? No, non voglio usare il katana, come dice lei. Questo è carico, 10 colpi, più facile da usare, ok. Qui invece. Vediamo che cosa mi dice riguardo il click. Si usa per alzare una macchina quando si deve cambiare una ruota. Non l'avrei mai detto. No, qui non lo posso usare. Ecco qua. La serratura è rotta, torniamo indietro. Comunque penso di aver capito a cosa serve. Qui era rotto, giusto. Qui invece che c'è di bello? Un cacciavite. Ho un cacciavite. Vediamo altri luoghi in cui si può andare. Solamente avanti, ovvero di qua è rotto, quindi possiamo tornare indietro. Ok. È cambiata qualcosa? Vediamo se magari mi cambi. No. Quel registro, vediamo se magari guardandolo adesso non succede niente. Non mi ricordo se. Salva. A questo punto possiamo tornare tranquillamente indietro. Ora, dove si deve andare però? Dov'è? La scala era di in destra. Di qua. Ok, qua. Exit. Perfetto. A questo punto penso che convenga tornare al quarto piano per usare il Crax per fare cose. Allora, l'ho capito.
Ah, noi al terzo piano. Ok, scendiamo ancora un altro po'. Scendiamo un altro po'. Sì, ma non ti inceppare nelle scale. Allora, quindi è sinistra. Sinistra. Basta. Sinistra e sinistra, va bene. Perché qui è pieno di mostre. Sinistra, ricorda Eder che è sinistra. Ma non c'erano mostre qua. Mi ricordavo ci fossero mostre. A parte che non mi ricordo nemmeno dove è il salvataggio, eh. Ah, ecco, ce l'ho davanti. Io mi lamento di Eder, ma io non è che sia tanto meglio. Ok, intanto salva. Salva. Ufficio. Sì. 3.42, vai. Ok. Allora, proviamo a utilizzare il crick qui. Vediamo se la scrivania è ricoperta di roba, l'ho capito, ma io voglio il drawer, che dovrebbe essere una corda. Il cassetto è appena aperto, deve essere arrugginito, ma non mi riesce ad aprirlo un goccio di più. Quindi, inventario. Come no? Perché usiamo il cacciavite? Perché il crick non ti andava bene? Prendi. O della corda. E che cosa ci faccio con della corda? L'ho capito. E salva. Sì, lo so, non ce la fa. Devo salvare, se no io una parte di me muore se non lo faccio. Quindi, era in un cassetto dell'ufficio. Sembra molto robusta. E se la combinassi col... No, non avrebbe senso. Ma la corda a cosa dovrebbe servire? E il crick a cosa dovrebbe servire? Ad aprire un ascensore e a calarmi? No? Faccio delle congetture, ci provo. Non possiamo rimanere qui dentro per l'eternità, no? Perché mi sembrava di aver visto un ascensore. Ho sbagliato strada. Torna indietro. Perché se non sbaglio c'era un mostro da queste parti. Esci di qua. Dove siamo? Di qua. Non ricordo sinceramente dov'era l'ascensore. Ascensore, ok, ma ce n'era uno semiaperto da qualche parte. Vediamo se era di qua. Ecco, l'ascensore è appena aperto. Uno spazio così piccolo non serve a niente, però. Usiamo il crick. Perché l'avevo intravisto prima, quindi magari mi può servire. Dai, apriti. Mi spunta roba da lì. Ok, niente. Anche la porta di sotto sembra aperta. Non c'è verso che riesca a scendere in questo modo. Ma la corda dove si dovrebbe legare, tra parentesi? Sul crick? Non penso che tu sia sto così stupida. Che poi... un attimo, noi siamo al terzo piano. Quindi il secondo piano sarà fuori uso. Cioè, dico la porta del secondo piano. Eco interior and floor the fashions. Helberton Life Insurance. Che cos'è? Last Drop Cafe. Emergency Staircase. Mental health. No, clinica di malati mentali. Ma poi dentro lo stesso edificio, che cazzo è? Cioè, è improponibile come roba, cioè, ci sono cose di danza, autoricambi, c'è un centro commerciale, cioè, è un insieme di uffici, non può essere un centro commerciale. Ma in clinica malati mentali non ci voglio andare io però.